La parola di Dio. Ma tutte e due, se avete notato, e questa è un'altra consegna che ci fanno, tutte e due, per poter continuare, hanno incontrato altre persone che si sono fatte compagni di viaggio. Michele di nome, Gianfranco e Simona, il movimento della vita di Bonetti, di Monsignor Bonetti, che è venuto qui a parlare. E cioè è difficile oggi vivere il cristianesimo da soli, è difficile. È difficile perché siamo circondati, come c'è stato mimato poco fa, da tante insidie, da tante tentazioni, da tante sollecitazioni. E se non abbiamo la forza della presenza di Dio nella nostra vita, ma anche di persone che ci aiutino, non ci riusciamo. Perché tutto il resto e tutti gli altri ci dicono: non impegnati, ma chi te lo fa fare? Ma lascia stare. Ma perché? Ma perché devi soffrire? Perché devi? Io ricordo sempre, per stemperare adesso la temperatura, no? Stavo con un sacerdote non molto giovane, insomma, sulla quarantina, che venne accompagnato da due anziani, questi anziani contadini dei nostri paesi di montagna. Allora, scherzando col prete, io dissi: senti, tu vuoi decidere a... gli dovevo dire una cosa importante. I due sentirono e stavano a guardare la risposta, e lui disse: Monsignore, ho deciso, da settembre mi scalzo, divento penitente, faccio penitenza, e mi stava dicendo tutte le cose che doveva fare. I due: no figlio mio, tu sei ancora giovane, perché? Cioè, queste cose sono per gli anziani, sono per i diretti, perché tu che sei così giovane tu vuoi mettere a fare penitenza, a fare sul serio? Ancora c'è tempo, questa è la nostra idea, ancora c'è tempo, non c'è tempo. Il tempo non è nostro. Se fosse nostro lo dovremmo anche programmare. E allora ci rimane solo viverlo bene. Terza cosa. Nella Apocalisse, alla chiesa di Laodicea, lo Spirito dice: se tu fossi caldo, io mi riscalderei. Se tu fossi freddo, io ti riscalderei. Ma siccome sei tiepido, io ti vomito dalla mia bocca, ti butto via. L'indifferenza è la cosa peggiore che ci possa capitare. Avete notato in tutte e due le esperienze, le domande che si facevano erano inquieti, non erano indifferenti. Ma possibile che devo vivere una vita così? Vale la pena vivere una vita in questo modo? Vale la pena continuare a vivere in questa situazione? Ma anche dopo, non è meglio l'annullamento? Così me ne prendo un'altra e chiude tutto. No. E allora, la consegna che ci fanno: non rimaniamo indifferenti. La santa inquietudine, cioè chiediamoci nella nostra vita: che stiamo facendo, dove stiamo andando, perché sto facendo questo, perché vivo in questo modo, perché sono così indifferente al fratello che soffre, alla parola di Dio, alla messa domenicale, all'impegno che posso avere con gli altri, perché sono indifferente alle notizie che ascolto nella televisione, leggo sui giornali, notizie terribili, e sembra che siano tutte uguali, sembra che il peggio debba ancora venire, questo fatalismo. E allora sconfiggiamolo con queste domande: ma che senso ha la mia vita? Che cosa sto facendo di buono? Come sarò ricordato un domani io? Cosa avrò lasciato ai miei, a coloro che ho incontrato? Ecco, questa inquietudine li ha attraversati tutti e tre.
Ecco perché poi sono approdati al Signore. Quanta consegna che mi sento di raccogliere. Avete notato che tutte e due si sono rivolti a chi è stato posto come mediatore della grazia di Dio, cioè il sacerdote. Nessuno dei tre, penso, è andato da quel sacerdote, magari Simona dopo, perché gliel'ha detto Giancarlo, ma nessuno, perché quel sacerdote era bravo, era bello, era intelligente, era preparato, sapeva predicare, sapeva... No, perché era sacerdote. Perché era una persona che ascoltava, mi immagino padre Roma, 2 ore e mezza, poverino. Una persona paziente, una persona che ha avuto questo ministero nella Chiesa di ascoltare, questo lo dico ai miei confratelli sacerdoti. Quanto bisogno oggi c'è di ascoltare le confessioni, di ascoltare le persone che si rivolgono a noi con pazienza, senza guardare l'orologio, senza tempo. Perché basta la vicinanza a una persona che si rivolge a noi, il resto lo fa il Signore. È Lui che perdona, noi siamo strumenti. Noi perdoniamo nel suo nome, ma Lui. Però ha voluto la mediazione dell'uomo, la Chiesa, i sacerdoti, che possono essere i peggiori del mondo, ma mi danno il Signore la cosa più bella che c'è. E allora solo per questo meriterebbero rispetto, attenzione, affetto e fiducia da parte nostra, proprio perché mi danno il Signore. E poi alla fine ho chiesto a Agnese come sta adesso. Agnese ha ugualmente i problemi, ma non quelli che avevano descritto, per cui ascoltando loro bisognava soffrire. E adesso non sarebbero stati così giusti, così contenti, sapendo che una vita è venuta meno per causa loro. Io ho un'esperienza a casa mia, il mio fratello, l'ultimo, a noi aspettava 2 gemelli, aveva già 3 figli, vennero tristi, vicino a me la mattina stava ancora a letto, dice, sai, dobbiamo dire, era tutto triste. Che è successo? C'è il C? Beh, una bella cosa. Ma 2. Già sono 3, 2. Ma è ancora più bella. Sì, ce ne sono i cuori. E poi lungo il cammino uno ha perso la strada. Beh, ti dico quello che dice mia madre, il bambino che è nato, Daniele, è sempre un tipo un po' brontolone, imbronciato, allora bambino, si vede che gli manca il fratellino, si vede che gli manca il fratellino, la saggezza popolare. E allora è lì la natura ci ha pensato. Pensate se un genitore dice sia una cosa del genere, come potrà vivere dopo la felicità? È impossibile. Ecco allora che il Signore ci dona questi momenti di condivisione come questa sera, che è veramente celebrazione della vita, perché Lui è in mezzo a noi, questa è la vita vera. Lui è in mezzo a noi e vuole continuare a operare attraverso persone che magari non avevano l'intenzione di fare questo, ma ho detto dovete parlare voi qui, perché c'eravamo visti a Policoro, c'è veramente la prima volta, noi non volevamo parlare, però ci hanno chiamati ed è stato bello perché non è un'ostentazione di ciò che hanno avuto, ma è un mettere a servizio di tutti la gioia che si prova anche in questo momento di difficoltà. Perché come diceva Giancarlo, il Signore non ci abbandona, non ci può abbandonare. Come può un padre abbandonare un figlio? Eppure se lo facesse, dice il Signore, io mai ti abbandonerei.
anche quando sembra che tu abbia abbandonato, in quel momento sono ancora più vicino e tu magari non te ne sei accorto perché eri tu lontano da me, ma io sono sempre vicino, non ti posso, non ti potrò mai abbandonare. Ecco allora, grazie di questa bella testimonianza, che è bella non perché l'hanno detta a noi, è bella perché la vivono loro, perché è bella in loro. Io questo pensavo, dico, adesso tutte queste testimonianze, no, di conversione, di miracoli, uno può pensare, dice, ma e a me? Questo appartiene a loro, e io? Ecco, proviamo mezz'ora a chiudere gli occhi e a far passare il filo della nostra vita e vediamo quante volte il Signore ci ha voluto bene e noi non ce ne siamo accorti. Chissà quante volte il Signore ci ha cercato e noi non ci siamo trovati al punto in cui Lui è venuto. Il Signore vuole bene a tutti, non vuole più bene a loro e meno a noi, vuole un bene diverso. A loro vuole un bene perché hanno bisogno di quel bene, a noi vuole bene perché siamo noi, e ognuno di noi deve scoprire nella sua vita il bene che il Signore gli ha riservato, e allora è veramente felice. E allora io sono felice di questa bella serata, grazie a chi l'ha programmata, grazie a chi l'ha programmata. Grazie a questi meravigliosi ragazzi che hanno avuto la pazienza di stare con noi. Ma loro non fanno altro che continuare ciò che ha fatto il Beato Ventini, il 25 che seggeremo a Maria, che alla fine raccoglieva i ragazzi nella sua casa, istruiva e poi. Allora non c'era tutte queste cose qui, ma faceva altre cose, quindi grazie a Don Maurizio, grazie a Don Guido, grazie alla nuova coppia responsabile dalle impiede della degnamente, sinteticamente, benevente, perché avete la prevalenza, ma non per ragazzi, non siamo contenti di quello che ha fatto. Grazie a Patrizia e a tutti i giovani sacerdoti che lavorano per la pastorale giovanile e familiare, grazie Gianfranco e Simone, grazie Michele, e per ultimo grazie nel senso che li facciamo entrare, dove sono? Ah, sono lì? Ah, i ragazzi di Lavamiro. Allora, perché per merito vostro finalmente Lavamiro arriva a qualcosa di buono. È un modo di dire grazie, che siete stati bravissimi. Poco tempo ci avete dato un messaggio enorme, grandissimo. Grazie a tutti, grazie. Non va bene? Saluto in modo particolare, visto che è arrivato poco fa il sindaco di Francavilla. Grazie sindaco di Francavilla. Anche le forze dell'ordine. Sì, quel cagliardetto che vedete lì non è di una squadra sportiva. E del centro aiuto alla vita di Policoro, stamattina abbiamo celebrato la messa nell'ospedale di Policoro, è stata una giornata molto bella perché poi si è conclusa con la premiazione del concorso di fotografia che si è fatto nei licei. Ma prima di questo volevo nei ringraziare questi meravigliosi giovanotti qui che stanno in prima fila, ragazzi. Allora volevo concludere con un esempio che questa mattina ha fatto il preside dell'ITIS,
dove c'erano i vincitori di questi ragazzi del premio fotografia, ha portato due esempi. Uno di Mao Zedong, e io detto, vediamo che disarti dirà. Ma siccome è nella tradizione della saggezza cinese è una cosa bella, dice: se vuoi conoscere il sapore della mela, la devi mordere. Se vuoi conoscere la persona, ti devi implicare, ti devi, come dire, avvicinare, ti devi compromettere, la devi mordere, cioè devi entrare nella sua vita. Quello che succede a due persone che si amano. E allora la saggezza è: se non provi, se non fai esperienza, non saprai mai l'esperienza cristiana. Altro esempio, per fortuna, era di Einstein, che dice: se tu oggi stai all'ombra di un albero, qualcuno prima di te l'ha piantato. Bellissimo. Noi non stiamo inventando nulla, ci è stato tutto donato, compresa la nostra vita. E allora ringraziamo chi ce l'ha donato, ringraziamo chi ha lavorato per noi, quindi il Signore, i genitori, i nonni, i bisnonni, cioè tutta questa tradizione che arriva fino a noi, e noi la dobbiamo portare avanti, la dobbiamo consegnare a chi viene dopo di noi. E allora grazie a tutti voi. Nella preghiera del Padre Nostro ricordiamo tutte le persone che oggi per motivi diversi non hanno visto la vita. Ricordiamo anche che chi soffre nella vita, in particolare Agnese, ma anche Giorgia e anche tutti i nostri parenti e amici che hanno bisogno della nostra preghiera e della nostra vicinanza, del nostro ricordo. Che ciascuno di noi faccia di più perché l'altro sia felice. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori. Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Per intercessione di Maria Santissima, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Tornate a casa vostra con la gioia nel cuore, grazie della vostra presenza. Salutate i vostri parroci, se non ci sono, e tutti i vostri amici e fratelli. Andate in pace. E andiamo grazie a Dio.